Quindi se qualcuno ha aggiunte, altrimenti lo do per letta. Grazie. Capogruppo Melone. La discussione che nasce dal sopralluogo di ieri, il muro esterno non si può rappresentare niente, ora la tutto il coperto di scritte e quindi si può inserire anche, non mi sembra che sia nell'elenco. Si può inserire, mi sembra opportuno, visto che invece i muri interni del centro zero sono di competenza di grado forte, quindi questi non sono di capire, non sono sollecitare che vengano rifugiati. Della scuola credo che sia opportuno un inserimento. Se dai tu io, se faccio una regola, non come libero. Pulire? Ah, non anche il muro bianco della terza. Sì, grazie. In effetti, passando dall'Enrico Fermi, abbiamo notato una scritta sul muro. Lega Nord. Non so se... Vabbè, però invece diciamo a quelli che avevamo già elencato, se ne ha aggiunto un altro. Quindi, da pulire, via Scaldini 5, consegno. A prescindere il mio pensiero sui murali, per cui lascerò da parte, vorrei capire muri liberi, perimetro lato Giannetti e Soerni con via Nombrioli, forse è caso di specificare perché il primo pezzo è stato fabbricato nuovo e la seconda nuova ed è in baramano, non penso che si è in baramano, baramano sono i mattoncini, si chiamano baramano. E non penso che il signor Caporati sia contento, no, non vale di più, a parte che... Il nostro amico. E poi ho una cosa che vorrei capire. Muri a progetto, l'ultimo punto è Villa Litta. Muri da pulire, l'ultimo punto è Villa Litta d'Affoli. No, c'è un errore. E allora decidete, se è un errore... Perché o lo mandate a progetto, a parte che mi curate, poi tu su Villa Litta sapete come la penso e non voglio ripetermi su un discorso di murale. E poi il mio dubbio è anche, se non sbaglio, mi sembra di aver letto consiglio di zona di persona. Se non ho visto male. In quello è il progetto. C'è già qua via Guerzoni, mi sembra che ci sia già un murale, c'è un grande perché è tutto il... non mi sembra il caso, anche perché anche questa villa è vincolata, per cui insomma un pochettino di decoro almeno sugli immobili storici lo terrei, non è perché è una zona istituzionale, cioè, abbiamo quello di bianco, piuttosto fategli pitturare l'altra parte del... vabbè, bravo, però... però mi dica la correzione su Villa Litta che sono interessato. Allora, prima di dare la parola al capogruppo Fede Pellone, riguardo Villa Litta, la cosa è molto semplice, forse va esplicitata. Va ripulita, vanno ripuliti i muri perimetrali della villa, va ripulito il muro, diciamo, di ingresso, quello a destra bianco, e quando poi viene inserita, e quindi potrebbe essere specificato meglio, muri a progetto, era già emersa la necessità, l'idea all'interno di questo consiglio di realizzare su quel muro orrendo, su questo siamo tutti d'accordo, bianco di Villa Litta, una non è un muro della un dipinto, orrore su orrore. Un dipinto, dipende, io
andare su alcuni siti semplicemente cliccando murales artistici, tridimensionali e quant'altro, e possiamo scorrere immagini spettacolari realizzati quasi prevalentemente all'estero, che sono dei propri capolavori. È chiaro che quando, perlomeno parlo per me ovviamente, quando penso a un dipinto barra murale all'interno della Villa Lita, non penso a dei bambinetti che ridono, per fare degli esempi banali, magari che prendi meglio su dei muri di un asilo, ma chiaramente qualcosa che ricordi, e quindi un dipinto vero e proprio che ricordi quello che era la realtà della villa, quelli erano delle scuderie, quindi qualcosa che ricordi. Molti di noi sono stati in Sardegna e in tutti i paesi sono dipinti, siamo in Italia, la Sardegna in Italia, siamo a Milano, la Villa Lita è una realtà importante del nostro quartiere, è una realtà importante del nostro quartiere, quel muro orrendo che secondo me riqualificando non può far altro che migliorare. Capogruppo Fede Pellone. Grazie Presidente, ma questo è proprio un modo di pensare che non ha proprio nulla a che vedere con un consiglio di zona e con un'istituzione. Noi sappiamo che imbrattare i muri è un qualche cosa di illegale. Non è pensabile che un'istituzione in una delibera indichi dove qualcuno possa andare a mettere la propria tag, la propria firma, il proprio imbrattamento, che sono cose che negli altri luoghi sono addirittura vietati. C'è gente che forma addirittura delle situazioni di controllo per vietare che delle persone con le bombolette facciano delle opere che sono considerate artistiche soltanto perché sono vietate, cioè c'è gente che lo fa soltanto perché è un qualcosa di vietato. E noi siamo qui come zona, io non voglio entrare nel merito dell'arte, io voglio entrare nel merito che un'istituzione ritengo sia non assolutamente fattibile che una zona pensi a imbrattare delle mura, e soprattutto addirittura c'è l'idea che in Villa Lita prima lo furiamo tutto di bianco, per poi quindi spendiamo dei soldi per quella ridipingerlo e rimbrattarlo in una situazione tale per cui fuori controllo, perché qualcuno dopo non farà altro che risporcarlo, qualcuno dopo non farà altro che continuare a perpetuare la nostra città il tacco, la sporcizia, il degrado, e non è assolutamente vero che non è pensabile che un'amministrazione possa prevedere questo, perché già normalmente i ragazzi lo fanno, figuriamoci se una zona permette di fare questo, cioè è un principio che è sbagliato, poi i giovani lo possono fare, è accettabile anche farlo, eccetera, eccetera, ma è assolutamente non, per quanto ci riguarda, per Forza Italia, considerare questo un qualche cosa di fattibile e soprattutto di renderlo come un qualche cosa di positivo, istituzionale. Cioè è impensabile dire che nel sottopasso, invece di fare qualche cosa che lo fa l'amministrazione, qualcuno si metta a farlo, a taggare e a imbrattare i muri della nostra città. Saremo sempre contrari per questo. Consigliere Bina. Sì, grazie. Propongo un emendamento perché durante la discussione in commissione probabilmente le mie segnalazioni non sono state inserite. Voglio ammettere di aver omesso di mandare la mail alla Presidente, come ci aveva chiesto, quindi faccio l'emendamento e faccio mia colpa. Allora, come avevo già detto in commissione, c'è un muro nei nuovi giardini di via Palanzone che tra l'altro è vicinita dell'asilo che c'è in via Palanzone, che tra l'altro è un muro che dà sul giardino, quindi magari coinvolgendo anche i genitori, cioè facciamo un muro con un disegno che rallegri tutto il giardino. L'altra cosa che ho segnalato che è il muro di cinta dell'ospedale Cagliano riguarda veramente molte parti, cade a pezzi, è un disastro. Allora,
completata adesso la riqualificazione dell'ospedale, io ho chiesto di verificare se non era già incluso nella riqualificazione anche nel facimento del muro, se così non fosse metterlo a posto, perché con un ospedale tutto nuovo, all'avanguardia, quando uno si presenta e trova dei pezzi di muro che cadono a pezzi, mancano anche i marmi e tutto il resto, non fa una bella cura, quindi sarebbe il caso di completare, no, il progetto di qualificazione del riguardo. Grazie. Consigliere Paolo. Grazie. Presidente. Allora, io ho sentito stasera un po' di, chiaramente, il vostro punto di vista, però voi scuserete il mio, nel senso che sono abbastanza basito di questa proposta, personalmente. Addirittura l'istituzione comunale si mette a proporre i muri liberi, e poi qualcuno deve dire la cosa, sono liberi da chi, per chi, i muri a progetto, come se si potesse, come dire, ipotecare la, voglio dire, una sensazione, uno stimolo artistico che evidentemente ho visto anche la Presidente ha, forse abbiamo veramente una diversa concezione dell'arte, probabilmente criticare l'arte, essere critici d'arte, probabilmente ci improvvisiamo tutti quanti a farlo. Tuttavia, come ha già detto il mio capogruppo, non accetto praticamente che Milano, che vedo sempre più degradata proprio dai graffiti che mi hanno chiamato, alcuni murales che, vabbè, d'accordo, ci saranno alcuni murales che hanno una certa valenza artistica sicuramente diversa dagli scarabocchi, che sono veramente tantissimi, che oggi creano dei problemi. Ok, sono scarabocchi che oggi coprono e imbruttiscono e degradano tutta la città di Milano, possiamo dire, tutti i condomini, che peraltro vanno a poi alla fine a farli pulire a spese proprie. Detto ciò, mi sembra, cioè a me personalmente, i muri sono dei cittadini, anche di coloro che non hanno questa vena artistica, e va rispettato anche l'idea, l'ipotesi di lasciare le cose come sono, con i loro colori naturali, per esempio i tonaci, sebbene possono essere, come diceva il consigliere Pina, diciamo così, scrostati, alcuni muri eccetera, io penso che potrebbero essere molto più belli, soprattutto in edifici storici o del centro o dell'isola o quant'altro, molto più belli che non sgargiarli con dei murales che poi possono essere di dubbia, cioè non dico che siano per forza delle cose negative, ma di dubbia qualità artistica. Grazie. Un po' meno. Sì, grazie. Essendo già intervenuto, volevo dire due cose. Forse sarebbe meglio su alcune considerazioni. Io sono d'accordo anche con Todor, perché non basta fare dei disegni e mettere dei colori per fare un'opera artistica. Però, detto questo, io voglio apprezzo alcuni rider che esistono, che sono anche molto selettiva nel mio apprezzamento, però non intendo imporre a tutto il consiglio questo mio parere, che è molto negativo in numerosi casi e esempi che abbiamo. Forse sarebbe meglio, anziché scrivere muri del consiglio di zona, muri della recinzione esterna al consiglio di zona, perché altrimenti si genera un Per quanto riguarda la legalità, il muro in questione è stato voluto dalla sovrintendenza ed è stato mantenuto in piedi il muro delle strade. Allora, rispetto a questo muro, qualsiasi progetto deve essere comunque sottoposto al parere della sovrintendenza. Non nessun progetto. Ecco, e secondo me possiamo metterlo finché vogliamo, non avrà, a mio parere, che possa essere seguita dalla sovrintendenza, non potrà mai avere, perché è stato mantenuto in quel modo, perché doveva rappresentare l'esistenza di alcune strade che sono
state demolite per il pure per vari motivi, il fatto di mascherarlo con dei colori e con dei disegni eccetera eccetera non rientra nella, sarebbe abbattuto allora, altrimenti sarebbe abbattuto, no? non sarebbe stato mantenuto in piedi con dei costi, fatto una realizzazione che invece va migliorata, perché se questo muro si scosta, se non è ben tenuto, non ha senso. Però anche da metterci un disegno creativo ma privo di un significato, non credo che possa essere messo nel nostro elenco. Ascoltate la lettera della propria ragione. Grazie. Io volevo proporre, scusate, innanzitutto vabbè, è chiaro che volevo chiarire il concetto con il capogruppo Fede Pellone. È proibito dove è proibito, è consentito dove è consentito. Grazie. È una tautologia, ma se io do concessione, no, siccome lui ha parlato di assoluta proibizione, non è vero, non è così. Se una persona dà la disponibilità della propria parete, un ente dà la disponibilità della propria parete e concede i permessi necessari, non è più proibito, è permesso. Questo per chiarire, perché sembra che l'atto stesso di dipingere un muro sia una cosa condannabile. Non lo è laddove si sono reperiti i permessi necessari. Il senso di fare dei muri liberi è quello di fare dei muri dove chiunque può esprimere la propria creatività, perché non danno fastidio a nessuno, sono sottopassaggi pedonali che da una nota di colore possono avere solo come dire, miglioramento, come abbiamo visto i sottopassaggi delle ferrovie a Giulia Pepe e attualmente anche alla stazione di Greco Pirelli essere stati dipinti, li ha resi più piacevoli da attraversare, meno paurosi come si solito sono. Per finire volevo, e sono molto breve, volevo proporre come emendamento di aggiungere nei muri a progetto il muro del refettorio di via Iseo, che avevo segnalato anche via mail ed è stato dimenticato, ma non succede niente, e il muro della palestra e della gradinata del centro Iseo, che abbiamo già iniziato con un progetto per una piccola parte, che desidererei che questo progetto continuasse, anche perché sulle pareti sono scritte frasi ingiuriose e parolacce. Grazie. Do la parola al... Allora, io voglio apprezzare la bontà dello sforzo di un consiglio di zona di individuare una delibera per parlare di questo argomento. Però noi riteniamo che sia importante la frase dell'oggetto, individuazione dei muri da ripulire. E da ripulire da graffiti e da non lo so, capito, ma noi invece presentiamo un emendamento. Noi presentiamo un emendamento dove chiediamo dell'oggetto di scrivere soltanto individuazione dei muri da ripulire e abolire nella delibera i punti inseriti nei muri liberi e inseriti sotto la voce muri a progetto, ma tenere soltanto l'impegno della zona per pulire i muri che sono dei paradossi. Sì, 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 sì. Consegno di emendamento che richiama la situazione. Grazie.
dai, allora restituisce. Mezzanotte, ma per intorni, dai. Allora, l'emendamento presentato da Meloni che chiede di inserire tra i muri da pulire la scuola elementare di Viseo. Da pulire, muro da pulire, scuola elementare di Viseo. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, approvato. Poi emendamento capogruppo la terza e consigliere Carraro, aggiungere alla sezione muri da pulire via Scalvini 5. Io devo imbiancare anche casa mia, se possiamo fare un chiudiamo la votazione. Presenti 21, favorevole 21, contrari 0, assenti 0, approvato. Comunista la mia chiavetta. Allora, emendamento Bina, muri a progetto, giardini via Pallanzone, muro di cinta scuola d'infanzia, muri da ripulire, muro di cinta ospedale di guarda, ospedale Cagrande di guarda, muro a progetto ex Tuglierie Villa Linda. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 21, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 1, approvato. Poi emendamento presentato dalla vicepresidente Lo Consolo, muri a progetto, aggiungere muro refettorio via Iseo, muro palestre gradinata centro Iseo. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 21, contrari 2, astenuti 0, approvato. L'ultimo emendamento è il capogruppo Fede Pellone, abolire nella delibera i punti inseriti nei muri liberi ed inseriti sotto la voce muri a progetto, mantenere solo l'impegno della zona della zona per pulire, insomma, solamente i muri, solo i muri da pulire. I muri. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 20, favorevoli 6, contrari 13, astenuti 1, respinto. Per poco, mettiamo in votazione la delibera rimandata. Chiudiamo la votazione. Presenti 18, favorevoli 18, contrari 0, assenuti 0, approvato. Come dicevo, ci sono tre mozioni presentate, una dal consigliere capogruppo, la terza, poi consigliere De Lorenzo e Todaro, e dobbiamo mettere però in votazione il prolungamento dell'orario. Non votate, dai,
Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 21, contrari 2, astenuti 1. Approvato. Avete votato prolungamento, adesso io parlo. Partiamo dalla mozione presentata dal capogruppo La Terza relativamente alla copertura wifi dei mercati comunali coperti di Milano. La parola al capogruppo La Terza. Sì, la mozione è molto semplice, l'ho letta all'inizio seduta, quindi si tratta soltanto di chiedere da parte dell'impegno da parte del Presidente Quattrociocchi di installare il wifi all'interno dei mercati comunali coperti e di non dare la confidiamo tutti nell'impegno del Presidente Quattrociocchi che da domani ovviamente solleciterà l'assessorato competente perché intervenga. Mettiamo in votazione. Lo faccio per il mio tipo, glielo devo conoscere. Ma ci vedo le compagne. Sì, però arriva la settimana. Si stramonza. È così che si è arrivata prima una strada. Wi-Fi. A posto. A posto. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto successivo. Mozione presentata dal capo consigliere Todaro. Richiesta di un aggravio dei costi dei biglietti per i musei di Milano. La parola al primo firmatario, consigliere Todaro. Grazie Presidente. Si tratta in questo caso solo di riportare il biglietto del museo da 5 euro a 3,50 euro come era prima, di consentire quindi l'accesso, un accesso congruo alla cultura a tutti i cittadini milanesi. L'ho letta prima, quindi grazie. Mettiamo quindi in votazione. Consigliere Esposito. Sì, grazie. Esposito. Io personalmente non sono d'accordo con questa proposta del consigliere Todaro perché la cultura in Italia è sottovalutata, esatto, è la nostra principale fonte, dovrebbe essere la nostra principale fonte di gloria e di reddito e quindi è giusto che sia opportunamente considerata. Dico soltanto brevemente che il governo Monti fece, a mio giudizio sbagliando, un provvedimento che rendeva esente il costo del biglietto per un'amplissima platea, studenti fino a una certa età e over 65 anni. Recentemente il governo, rendendosi conto anche dei risultati negativi dal punto di vista della sostenibilità di questa scelta, ha ripristinato il costo per gli over 65, perché è assurdo che un turista magari straniero, molto facoltoso, venga in Italia e non paghi il biglietto per andare a vedere musei importanti, musei molto facoltoso, poco facoltoso, non importa, però di norma chi viene in Italia ha magari i soldi per pagarsi il biglietto aereo e quindi è giusto che paghi per fare di un bene che noi abbiamo ereditato e che dobbiamo mantenere per i nostri posteri. E quindi dico che secondo e poi siccome l'entità del, e dicevo il governo Franceschini ha fatto un decreto in primavera ripristina il biglietto per over 65 e rimodula il discorso delle agevolazioni, per esempio come si fa in buona parte d'Europa dove ci sono molti musei prevedendo delle domeniche gratuite per tutti quanti, ma un conto è l'iniziativa appositamente studiata, un conto invece è prevedere o un biglietto dal prezzo irrisorio, quasi ridicolo nei confronti invece del rispetto che bisogna avere nei confronti dell'arte, oppure appunto dicevo esenzione oppure una diminuzione del biglietto come quella che viene citata che è 3,50 euro. Ora andare a vedere un museo a Milano costa 5 euro, è una cosa veramente
alla portata di tutti, soprattutto in confronto a quello che si va a vedere. Noi dobbiamo invece come operatori sensibilizzare le persone a apprezzare il patrimonio artistico, non dobbiamo svalutarlo. Una pubblicizzazione, una divulgazione non si fa attraverso una svendita a buon mercato di quello che siamo, ma lo si fa attraverso l'opportuna valorizzazione. Quindi, ma sarebbero tante altre considerazioni, vista anche l'entità dell'aumento, che in proporzione è tanta, però a livello poi quantificato materiale è poco, perché 5 euro per il museo del Novecento è pochissimo. Ecco, io capisco il senso della sua mozione, però non mi sento di accoglierla. Vicepresidente Lo Consolo. Grazie, solo velocissimamente per dire che tra l'altro con questo provvedimento Milano è entrata, diciamo, nel circuito delle città europee, prevedendo innanzitutto la carta musei, che consente l'accesso per tutto l'anno con 30 euro annui. Quindi uno pagando 30 euro può accedere quante volte vuole a tutti i musei civici milanesi, secondariamente inserendo anche la possibilità della carta turistica di 3 giorni con 12 euro, quindi per una persona può fare la carta per 3 giorni e con 12 euro avere accesso a tutti i musei civici milanesi. Mi sembra che sia in questo modo ci si allinei con Londra, Parigi e tutte le capitali europee che già da 20 anni hanno adottato questa soluzione. Quindi anche per conto mio voterò negativamente, se non ci sono altri interventi la parola al proponente Todaro prima della votazione. Sì, grazie Presidente, velocissimo. Allora, il prezzo non è ridicolo, era un prezzo popolare secondo me, quindi voleva dire anche le classi meno abbienti, che dovrebbero starmi più a cuore, diciamo la verità, potrebbero aver avuto la possibilità in questo momento di crisi, come dite sempre voi, il nostro Presidente del Consiglio, e anche in virtù di tutti gli aumenti che sono assolutamente sempre più incalzanti in questa città, continua a rimanere, pur rispettando e dicendo che è argomentata bene l'intervento del consigliere Sposito, chiaramente vi stimolo tutti invece a ripensare a questa cosa. Grazie. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione, c'è ancora una mozione presentata dal consigliere De Lorenzo. Sfruttatori, un po' d'attenzione, grazie. Presenti 23, favorevoli 9, contrari 14, astenuti 0, respinto. Passiamo al punto successivo, consigliere De Lorenzo. Favorevoli 13. Io credo che invece bisogna sostenere questa mozione, perché è importante richiamare all'attenzione non solo l'amministrazione ma anche Milano Sport nella manutenzione degli impianti sportivi che sono in sua gestione, e quindi è importante che un'amministrazione centrale che non controlla cosa faccia una SPA controllata dal comune, dopo che Milano Sport negli anni ha ricevuto
enormi finanziamenti e vedere la piscina Scarioli nelle condizioni in cui è, e addirittura che il Seveso sia andato a finire in posti che potrebbero magari domani entrare anche nelle tubature dell'acqua che va a finire nelle vasche, credo che sia il minimo quello di votare questa mozione, e credo che sia importante anche in futuro fare delle commissioni congiunte con Palazzo Marino, perché si debba rendere conto di cosa vuol dire non verificare, non tenere sotto controllo o monitorare l'operato delle varie società. E questo è anche deve essere anche un richiamo: se non hanno società, se Milano Sport non ha società che intervengono tempestivamente su una cosa come questa, almeno chiedano aiuto e collaborino con l'AMSA, che per quanti difetti possa avere, però su questo versante è riuscita a dare qualche risposta. Quindi è importante che questa mozione sia stata presentata e condivisa già sul posto del sopralluogo in piscina, e quindi credo che non ci rimane altro che votarla, perché questo è solo l'inizio e poi a settembre ci saranno le altre delibere in merito ai sopralluoghi di ieri e oggi. E quindi, siccome c'è Indovino che ha fame e mi stressa per non intervenire, io chiudo qua il mio intervento, perché vorrei prendere il tempo della Fredoni, ma mi ha detto che non me lo dà e quindi non posso. Però c'è l'incontro di box. Grazie. Consigliere, la terza. Ma era la palla. Come state tirando? Io sarei intervenuto dicendo Franco Turci, così terminava per la votazione. Perché lei non può nominare il mio nome in vano. Siamo in fase di votazione. Siamo in fase di votazione, ringrazio per l'attenzione del presidente Simi. Chiudiamo la votazione, 20-24, favorevole 24, contrario 0, assenso di 0, approvata. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, la seduta è chiusa. E anche l'ultima seduta di consiglio, auguro a tutti buone feste.